Come sta? La signora del negozio aveva ragione. Il colore viola mi sta bene. Sarò l'insegnante più elegante del college. Ciao, ragazzi. Ma gli studenti non prestano attenzione all'insegnante. Hai le bretelle a fiori. Smettila di fare il bullo con me. Non scherzare con me, nerd. Prendi questo. L'hamburger mi ha centrato in pieno. Non sulla mia camicia nuova. Beh, ora basta! Avete esagerato! D'ora in poi avremo regole severe in questa classe! Non sono ammessi né cibo né bevande! No, ridammelo! Non vi è permesso portare alcun tipo di cibo in classe? E potete dire grazie a Mike per questo? Non ho fatto niente! Hai rovinato il mio vestito alla moda? Beh, questo è imbarazzante! Ah, fa caldo! Che stanno facendo? Sei perfetto come sacco da box? Mike mi prende in giro! Ho tanta fame! Forse posso ordinare qualcosa? L'insegnante non potrà vedere che sto usando il mio smartphone! Va bene, rischiamo! Oh, dovrei stare attenta, ma aspetterò il cibo! Oh, non vedo l'ora! Il mio ordine è già qui! È stato veloce! Gli studenti troveranno sempre un modo per introdurre il cibo di nascosto in classe! Il ninja è rapido! Perché può muoversi senza che gli altri se ne accorgano. Il ninja ha tecniche di combattimento speciali e i suoi movimenti sono precisi. Wow, proverà un biscotto! Dopo aver completato il suo compito, il ninja scompare. Mentre l'insegnante non guarda, mi farò uno spuntino. Oh, cos'è questo? Oh, non ricordo di aver ordinato una F. Questo è un bonus. Continua pure a studiare, avanti. Non posso credere di essere stata beccata! Che regole stupide! Concentratevi sul compito, vi guardo, ok? Questa paletta è davvero bella! Vado in missione per intrappolare il nemico, ok? Che sto facendo? Devo agire rapidamente! Devo essere discreto! Vedo l'obiettivo, è di fronte a me! La missione Puppy Trap è iniziata! Mike prende questa missione davvero sul serio! Concentratevi sul test, ragazzi! Ehi, Kaia, vuoi vedere qualcosa di figo? Il tuo piano è davvero stupido! Guardami! Mike è davvero sicuro di sé! Che succede, Mike? Siediti! Non scherzare con me, avanti, siediti! Se hai deciso di infrangere le regole, almeno fallo bene! Come osi mangiare davanti a me? È meglio che tu la smetta subito! A vista non può fare neanche un passo! Oh, lo trovi divertente, eh? Dove stai andando? Fermati subito, prendimi se ci riesci! Ah, è meglio se te ne vai molto lontano, Mike, perché nessuno sfuggirà alla punizione nella mia classe! Oh no! Mi hanno preso! Anch'io conosco dei trucchetti, sai? Abbi pietà di me! Non lascerai mai la mia classe di punizione! Oh, ti sta bene per tanto! Noi mangeremo mentre l'insegnante è occupata con te! Avanti! A volte per assaporare il gusto della vittoria bisogna sacrificare qualcuno! Oh. Piccoli piantagrane, sarete puniti anche voi! Allora, l'insegnante non si trova da nessuna parte? Certo che no, mangiamo una barretta di cioccolato! Allora, quante volte devo ripeterlo che il cibo è severamente proibito, eh? Sì! Che sta succedendo? Abbiamo vinto! Fate largo ai campioni! Signor Stone, può essere orgoglioso di me? Orgoglioso di te? Hai appena dato un calcio alla porta della classe! Sì, ma ho segnato un gol incredibilmente forte! Abbiamo vinto il torneo, siamo campioni! Non mi interessa il football. E la Coca-Cola? Wow, posso averne un po'? Davvero? Sì, il nostro gol è già vinto, siamo i migliori! La partita è andata male e abbiamo perso proprio come sempre. Che c'è da festeggiare? Che significa? Mike, è vero? Ho fatto del mio meglio, lo giuro! Non meriti un premio e nemmeno le mie congratulazioni! Mi dispiace! Oh no, non farlo! Povera Coca-Cola! L'insegnante non mi ha dato nessun dolcetto e mi sta anche facendo riparare questa porta! La porta deve tornare come nuova! C'è nessuno qui! Grande, la strada è libera! Mi sono rotto il braccio! Il gesso è pesante, mi prude tutto! Oh, ho una bassa tolleranza al dolore! Mi dispiace, siediti, Josh. Torno subito, ok? Oh, se l'è bevuta! Balliamo, ragazzi! Ha fregato l'insegnante!
Cos'ha che non va? Vi offrirò un sacco di dolcetti! Questo non è vero, gesso! Sembra che abbia battuto la testa, mica il braccio! Balliamo, ragazzi! Josh era così emozionato che ha accidentalmente rivelato la sua scorta di caramelle. Ops, sembra che io abbia un gesso con una sorpresina. Che casino hai fatto? Esci subito, vi tengo d'occhio. Le idee migliori di solito arrivano durante le pause. Ho portato con me dei semi di mela. Cercherò di far crescere un albero in classe. Che grande piano! Nessuno si accorgerà di niente. Merito un premio per questa idea. Mike, niente bevande in classe! No, signor Stone! Non è una bevanda, volevo solo innaffiare questa piccola amica, nient'altro! Capisco, hai fatto bene, ma inizia a fare il tuo test, d'accordo? Va bene, signor Stone! Cos'è stato? Le mele non possono crescere così in fretta! L'albero sta cadendo! Mike! Oh, è pesante! Come ti senti? Deve essere doloroso! Sta bene! Posso mangiarne una? No, Kaia, non puoi! E a proposito, ecco il tuo voto, piccolo giardiniere! Vi sto guardando! Ho tanta fame! Vuoi una merenda? Vieni alla lavagna! Sì! Forse l'insegnante si è ammorbidito un po'! Disegna un triangolo equilatero! Va bene, solo un momento! Ho finito! Ottimo lavoro! E dimmi, questo triangolo ti ricorda qualcosa? Prendi questa? Sì, fidati, avanti! E che dovrei farci con questa? Wow! Una fetta di pizza! Questo è il potere della matematica! Posso averne un morso? Mia, svegliati! Non si dorme in classe, dovrai impegnarti un pochino di più! Non sono più in me quando ho troppa fame! Gli studenti hanno escogitato un nuovo piano su come intrufolarsi con il cibo in classe! Che state facendo, ragazzi? Sedetevi! Dobbiamo comportarci in modo naturale! Pensate che sia credibile? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, l'insegnante non sospetta nulla! Ray si è addormentato o che cosa? Ragazzi, dovete finire i test, avete avuto un sacco di tempo! Ho finito, ecco qui! Datemi tutti i vostri fogli! Oh, manca il test di Ray! Una vera tragedia! Beh, devo dire che non mi aspettavo molto da voi! No! Ho preso un brutto voto! Questo è brutto come il precedente e quello di prima ancora! Ho fallito di nuovo il test! Beh, li avete falliti tutti! Passalo a Kaia! Quanto ha preso? Oh, un'altra F! Ray, hai fatto un ottimo lavoro! Ragazzi, prendete esempio dal vostro compagno di classe! Passate il test a Ray! Hai fatto un ottimo lavoro! Grazie! Continua così! Dovete studiare di più, ragazzi! Tornerò presto a controllarvi! Come hai fatto a prendere una A? Spiegamelo! Forse Ray non avrà aiutato gli altri ragazzi con il test, ma li ha trattati comunque molto bene. È la mia barretta di cioccolato bianco preferita! I dolci possono rallegrare tutti in un minuto! Devo stare attenta! Salve, signor Stone! Kaia, entra! Puoi venire qui, per favore? Che acconciatura interessante! Il signor Stone deve assicurarsi che gli studenti non abbiano nulla di sospetto. L'acconciatura di Kaia sembra un po' strana, non credi? Sì, sembra mais, che divertente! Ehi, Kaia, che c'è? Che nascondi lì dentro, eh? Una Coca-Cola? La puoi condividere con me? Sì, ma non devi dirlo a nessuno! Per introdurre di nascosto la tua bevanda preferita in classe, dovrai escogitare un piano originale, così il severo insegnante non sospetterà nulla! Grazie, Kaia! Ho anche una cannuccia! Ora cercherò di bere molto silenziosamente! Gli studenti stanno lavorando bene! Ok! L'insegnante non ha notato nulla! Oh, mi prude il naso! E ciù! Sembra che qualcuno si sia dimenticato di rimettere il tappo! È la seconda camicia che mi rovinate! Voglio scomparire! Butto via questo bicchiere! È pur sempre una prova! In questo college tutti dovrebbero seguire le mie regole! Signor Stone, ha un minuto? Cosa vuoi? Abbiamo preparato un piccolo regalo per lei, per favore lo prenda! Davvero? Per me? Sì, certo, lo apra! Va bene, vediamo cosa c'è dentro! Una camicia nuova! Ed è viola! Speriamo che le piaccia! Certo, la proverò subito! Sembra che gli studenti abbiano trovato il punto debole del severo insegnante! Avete anche indovinato la mia taglia!
Penso sia arrivato il momento di togliere il divieto del cibo. Ora finalmente gli studenti possono godersi il loro cibo preferito in classe senza paura di essere scoperti. Festeggerò con un grosso e gustoso hot dog. Grazie ancora per il regalo. Ho una macchia di ketchup. Oh no! Piccoli piantagrane! La mia povera camicia! Il divieto di mangiare durerà per sempre! Ti è piaciuto il video? Allora metti mi piace, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella! A presto!